Dal 24 febbraio di quest'anno i ragazzi delle scuole superiori hanno solamente fatto 40 giorni di scuola in presenza. 40 giorni, quindi poco più di un mese. Prima il lockdown, poi l'estate, adesso la seconda ondata. Il Covid ha rivoluzionato la scuola, con lezioni dietro un PC. È la DAD, la didattica a distanza, a cui si è fatto ampio ricorso per abbassare la curva dei contagi, prima ed ora. Tra down di connessione e webcam spente, assuefazione alla scuola come un hobby, studenti e professori spingono per un ritorno sui banchi, che il governo ha previsto, almeno per le superiori, al 50% dal 7 gennaio. I ragazzi hanno bisogno di rientrare a scuola, ce lo stanno dicendo molti docenti che ci stanno testimoniando come questi ragazzi si sentano delusi, affranti, cioè hanno bisogno di riprendere una socialità che è quella che la scuola gli dà. Il Comitato Priorità alla Scuola da tempo batte su due temi per riorganizzare in sicurezza il rientro: trasporti e tracciamento. Il primo punto da risolvere è quello del trasporto. Uno dei principali motivi per cui le scuole superiori sono state chiuse. E il nostro grosso timore è che in questi mesi comunque si sia fatto poco o niente per risolvere questo problema. E anche a livello di medicina territoriale, la sorveglianza o comunque il tracciamento possa essere, diciamo, fatto in maniera più efficace. Sabato alle 16, intanto, è stato organizzato un flash mob in Piazza Roma, ad Ancona. Sabato scenderemo in piazza, sotto l'albero di Piazza Roma, sarà un flash mob, una lezione diciamo aperta in cui porteremo dei libri e leggeremo appunto testi, brani e anche messaggi da parte dei docenti e degli studenti.